Amianto, approvato il piano regionale. Oltre 20.000 firme per i malati non autosufficienti. I giornali del Piemonte online. Nella seduta del 1 marzo l'Assemblea regionale ha approvato all'unanimità il nuovo piano regionale amianto per gli anni 2016-2020. Stabilisce le aree di intervento riguardanti amianto di origine antropica e naturale, contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. In chiusura di seduta, la Giunta ha svolto una comunicazione all'Aula sulla Fondazione 20 marzo. In copertina! Completare la mappatura dell'amianto di origine naturale e antropica e la bonifica dei siti di interesse nazionale di Casale Monferrato e Corio Barangero, smaltire i rifiuti che lo contengono individuando nuovi siti di stoccaggio o metodi alternativi, sviluppare l'attività sanitaria del Centro per la lotta al mesotelioma, informare i cittadini attraverso appositi sportelli comunali e formare nuovi tecnici. Sono alcune delle misure previste dal Piano regionale Amianto 2016-2020, approvato all'unanimità il 1 marzo dal Consiglio regionale del Piemonte. Il piano amianto della Regione Piemonte per il prossimo quinquennio si pone l'obiettivo di dare soluzione forte e decisa allo smaltimento dei manufatti contenenti amianto presenti sul territorio regionale. Questa sarà la vera sfida, prima completare la mappatura dei siti e successivamente sostenere anche con contributi pubblici lo smaltimento delle presenze di amianto sui fabbricati scolastici, sugli altri edifici pubblici, per lo smaltimento di amianto siti privati, dei fabbricati industriali, dei fabbricati rurali che ancora sono molto diffusi sul nostro territorio. Il piano amianto certamente è un risultato importante dal punto di vista chiaramente dell'obiettivo, perché era necessario, ed Alessandrino naturalmente ancora di più dico che per quanto riguarda Casale con tutte le problematiche legate è chiaro che ci voleva. Questo piano ci lascia un pochino perplessi, sono due aspetti. Uno, il fatto che non si può fare un piano amianto e finanziarlo in modo minimale con poche risorse all'anno. Fare un piano significa intervenire in modo pesante perché c'è di mezzo la salute. L'altro elemento importantissimo è dove lo mettiamo l'amianto, quindi oltre al piano amianto necessita anche chiaramente un piano di stoccaggio naturalmente tombale per poter mettere, diciamo così, a riposo questo prodotto che crea forti danni per la salute dei cittadini. Oltre 20.000 firme per ottenere il riconoscimento delle cure domiciliari dei malati cronici non autosufficienti all'interno dei LEA, i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria. La petizione popolare nazionale è stata consegnata al presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, da Maria Grazia Breda, che guida l'associazione Fondazione Promozione Sociale e prima firmataria. Il presidente dell'Assemblea ha trasmesso la raccolta firme ai parlamentari piemontesi perché venga assunta una posizione in Parlamento. Più di 1.600.000 pagine di 103 giornali locali del Piemonte dal 1846 ad oggi. Sono i numeri del portale www.giornalidelpiemonte.it presentato a Palazzo Lascaris. Cittadini, ricercatori, studenti, storici e giornalisti possono consultare, gratuitamente e liberamente, la maggior parte delle annate dei numerosi giornali locali pubblicati in Piemonte, un patrimonio prezioso sulla storia del territorio, fruibile da tutti su una piattaforma online. È un progetto straordinario, un progetto che mette intanto in evidenza il buon rapporto e le relazioni tra le istituzioni, la Giunta regionale, il Consiglio regionale, i comuni, le biblioteche e i piccoli editori. E questo portale riesce a spiegare, quindi rende fruibile un patrimonio straordinario del nostro territorio, perché si può raccontare un secolo di storia del nostro Piemonte. Quindi ogni cittadino può toccare con mano la fruibilità e la potabilità delle informazioni della nostra regione. La memoria dell'informazione è un formidabile serbatoio di dati per gli storici. Lo storico non ha mai avuto a disposizione mezzi così sensibili, la possibilità di entrare così in intimità con le popolazioni a seconda delle epoche, dei momenti, come attraverso la cronaca dei giornali. È uno strumento però anche prezioso per i giornalisti, per coloro che si affacciano oggi alla professione. Nel cosiddetto vecchio giornalismo troviamo regole, tecniche, moralità, principi
che noi dobbiamo portare con noi nel futuro.